Scaiola, piano casa, tante novità sul Savonese e soprattutto una cosa importante, poco cemento. Ma sicuramente il piano casa che abbiamo fortemente voluto far diventare una legge permanente nel dicembre del 2015 sta dando risultati importanti. Noi abbiamo adesso i dati del 2016 e del 2017, sono dati importanti, stiamo girando tutti i capoluoghi di provincia proprio per rendicontare l'applicazione in questi 2 anni in ogni provincia ligure. Qui a Savona sono stati fatti più di 300 interventi, 305 interventi sono stati approvati, alcuni sono anche ancora in itinere e hanno soprattutto attivato sul territorio circa 50 milioni di euro, che sono fondi privati che danno sicuramente fiato all'economia dell'edilizia in grave crisi, ma soprattutto permettono a un territorio di riqualificarsi, rigenerarsi e mettersi in sicurezza. Sappiamo bene che la Liguria è un territorio fragile, un territorio debole e il piano casa, che non è nuova cementificazione, non è nuovo consumo di suolo, serve in maniera fondamentale proprio per riqualificare, rifare nuovo, rifare più bello un edificio, un palazzo, ampliare chi vuole magari una stanza della propria abitazione e allo stesso tempo soprattutto di demolire da zone rischiose e ricostruire in zone non a rischio. Questo è stato fatto molto a Savona, mi ricordo tante opere, ad esempio Varazze, Toirano, mi ricordo diversi comuni che sono molto attivati perché hanno capito quella che è la nostra nuova mentalità nella pianificazione urbanistica, che è quella di costruire con attenzione, di costruire sul costruito, lavorare sul costruito per fare del nostro territorio qualcosa di più bello, perché in passato indubbiamente è stato costruito forse troppo e forse anche male, rigenerarlo, riqualificarlo, perché siamo un territorio turistico, soprattutto il Savonese è un territorio che ha un ruolo fondamentale nell'economia turistica della regione Liguria e quindi allo stesso tempo di mettere un territorio in sicurezza, perché sappiamo quando piove, quando ci sono le alluvioni, quanti rischi corrono i nostri concittadini. Quindi siamo soddisfatti di questi dati e continuiamo a lavorare su questa strada.